Perché insegnano il modello globo? Bene, vedete, il globo è un contenitore, è il contenitore di tutte le terre conosciute. E vedete, avete sentito parlare delle zone no-fly? Ad esempio, non si può volare in certe aree vicine al circolo artico o del circolo antartico. La ragione è perché ci sono terre là che non dobbiamo sapere. Vi faccio un esempio. Il capitano George Hubert Wilkins, un contemporaneo dell'ammiraglio Byrd, lui ha volato oltre all'Antartide di 5.000 miglia, secondo i suoi documenti, ed ha affermato che ha trovato molte, molte terre e persone 5.000 miglia oltre l'Antartide. Questo è solo un esempio di un esploratore che ha trovato terre che non sono per niente su qualsiasi delle nostre mappe. Sono escluse da tutte le nostre mappe. Questo è il motivo per cui i piloti internazionali hanno questa cosa come la zona no fly, perché non vogliono che queste terre siano scoperte. Bene. Oltre alla possibilità di scaricare l'app Flat Earth Clock, che vedete qui, per farlo basta puntare il vostro telefonino sul QR code, desidero informarvi che nella descrizione del video trovate un paio di link del capitano George Hubert Wilkins. E vi ricordo che attraverso la pagina indice alfabetico trovate il video Polo Nord Nascosto 2 che ho fatto nel 2019, dove si vede che nessun aereo vola in una zona ben delineata del Polo Nord. E sempre su indice alfabetico potete rimanere aggiornati sugli ultimi video che trattano argomenti imbarazzanti, i quali mostrano l'altra faccia della medaglia del sistema in atto. Grazie di aver guardato, Dino.